Wahegoo, ben ritrovati dal vostro AndreaLink91 in questo nuovo video per Pokémon Quest. Bene, ci siamo. Allora, non ho più comprato nulla, sto accumulando i punti per comprarmi l'arco Mewtwo, in modo da avere una carica in più per la batteria. Costa 700 punti quel maledetto, quindi insomma ci vuole un po' di tempo. Mettiamo intanto a cuocere tutto il necessario per trovare gli Abra. Gli Abra servono davvero tanto se hai una Lakazam in squadra. Io ce l'ho. È anche un livello piuttosto alto, consumano un po' di punti, un po' troppi strumenti, un po' troppi oggetti questa qui, cristallo, però almeno trovi gli Abra di un livello leggermente più alto rispetto a quella bronzo e a quella di ferro. Quindi io direi che possiamo andare allora, il prossimo bonus ce l'ho fra 2 ore? Fra 1 ora e 44, beh ci manca ancora un po', sono quasi le 6 quindi ci vuole un po' di tempo. La scorsa volta ero a 11.000 punti, ora sono a 13.602, insomma, la squadra è bella potente. Tutto questo è stato possibile grazie al fatto che ho grindato un bel po' sull'ultimo livello di questa foresta fatua, che ti dà, ovviamente, più hai un livello difficile da sconfiggere, più sarà maggiore la ricompensa delle pietre e potenza che riceverai alla fine. Però oggi si va ad affrontare Altopiano Silenzioso, wow. Già partiamo con 6500 punti di potenza degli avversari. Devo fare un po' di riciclaggio, uffa. Potrei comprare le espansioni, ma non ne vedo il motivo ora di comprare espansioni. Le comprerò più in là. Bene, ho fatto un po' di pulizia e andiamo. Inoltre, magari a alcuni può sembrare strano che tengo delle pietre più deboli se posso usare quelle più forti. In realtà il motivo è semplice, è che alcune pietre, anche se danno meno punti, sono più interessanti di altre perché ti danno dei bonus nella statistica di attacco, brutti colpi, oppure recuperi salute quando mandi KO a un avversario, insomma, tante piccole cose che sono interessanti alla fine. Questi Clefairy sembrano dei Cleffa, veramente, e non Clefairy. Tipo, io ora ho delle pietre che una volta che mandi KO a un avversario recuperi dei punti salute. Ce l'ho con Primeape, insomma, davvero interessante. Poi ovviamente ci sono gli amuleti, un Wigglytuff, bello. Ci sono gli amuleti che ti fanno recuperare una mossa più velocemente, meno tempo di ricarica. Oppure altre cose, ti aumentano il raggio di attacco, ti danno un attacco in più rispetto al classico. E insomma è interessante. Ecco, ti pareva che non chiamava gli alleati sto pezzente. Eccolo là, dai. Mo non c'è più nessuno a difenderti. Però ha la mossa canto che è pericolosa. Andato. Vabbè, 6.500. Ma chi c'è che ce fanno? E che ce fanno i 6.500 punti? La vera sfida è quando c'è il boss, che mi sa che è a 15.000, credo. Se tanto mi dà tanto. Attenzione però, un obiettivo raggiunto, cos'è? Missione sconfiggi 50 Pokémon folletto. Ti pareva? Eh beh, era un po' che non me lo faceva. Vabbè, la ricompensa comunque sia l'ho presa. Andiamo ad affrontare ora 7002. Non mi piace. Come ho detto, mi sa che il boss sarà qualcosa di eclatante. Ma tipo tanto. Ok, ci siamo liberati della prima ondata di Ekans, di serpentelli. Senza troppi problemi. Dai, ricarica, bravo. E smash! Quello è... non è United States of Smash. Quello è uno scratch. Dai, grande, grande. Oddio, però Primeape fa i danni, ha un grandissimo potenziale d'attacco. H miseria. Ero convinto che ce ne fosse uno. Stavo guardando sotto, non ho fatto caso ai nemici che già oramai erano andati. Bene. Eh beh, dopo tutti i Ekans che c'è un Arbok, ovvio. Con cosa vuoi finire? Però sei veleno, zio. Sei un po' di bolucci, mi attacchi psichici, eh. Devi stare molto attento. Dai, bimbo, sei andato oramai. Eccolo. Dai. Anche questa è stata molto facile. 7.009, ah, e che ce fanno noi? 8.5, 10.500. Questo qua devo spostarlo.
Pare che non crolla, ok. Sì, però. Grazie. Voi non avete idea di quello che è successo con Alakazam. Gli ho cambiato mossa 4 volte. La prima volta teletrasporto. Che fai, non la cambi? Eh beh, certo. La seconda volta psicotaglio. Ok, ci sta, ci sta. Però non mi piaceva. Allora che ho fatto? Ieri ho deciso di ricambiarla. Teletrasporto, barriera. Alla fine, l'ultima volta che potevo riprovare, perché non avevo più nulla per provarci, non volevo usare altri Pokémon per lo sparring. Proviamo. Psicoraggio. Oh, 5 volte io l'ho cambiata quella mossa per ritrovare Psicoraggio. Kangaskhan si aumenta l'attacco, non la difesa. Ok, va bene, Tatino. Ma cos'era? Ma che cos'è? Oh! Buona, abbassa sta cresta, oh! Ma chi è? Mamma mia, che ferocia! Sì, qua purtroppo le pietre... Più è basso il livello di potenza degli avversari, più è basso il potere delle pietre più che ricevi. Ok, vediamo un po'. Se troviamo dei Drowsy addirittura e non solo Abra. Per il momento sono due volte Drowsy. Sempre tutte le altre volte Abra. Eccolo. Ecco un altro Abra. Dovrei trovare il modo di farmare elementi blu, ma... Gli elementi blu per il momento ne ho trovati sempre tanti nella foresta Fatua. Quindi potrebbe essere che lì si trovano 12.009 il boss? What? Come 12.009? 12.500, facciamoci un attimo i calcoli. Allora, inizia con 6.100. E questo inizia con 6.500. Ok, quindi se questo inizia con 8.006... Ok, il boss qui allora starà a 15.000 per davvero, 16.000. Sono 1.000 livelli in più, 2.000 livelli in più, quindi... Sì, 15.000 almeno deve stare lì il boss, sul prossimo percorso, sulla prossima zona. Vabbè, intanto facciamo questa. Chi è? Che succede? Ok, oh 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 oh! Cos'è? Via, via! Cubone, maledetto! Marowak, quanti ne sono sconfitti di Marowak? Che fai? Devi andare vicino all'avversario. Non t'azzardare. Mamma mia, bagliore. Cioè, non è bagliore, però mi ha fermato le mosse, insomma. Bagliore paralizza, non è che blocca le mosse. Non è che blocca le tecniche, le mosse, chiamateli come volete. Però, insomma, dà fastidio comunque sia. È meglio la paralisi, perché la paralisi puoi attaccare e non attaccare, quindi è un 50-50. Ragazzi, qua c'è un massacro assurdo. Sto Lickitung che te lecca tutto. E mangia quanto un maiale ti mangia. Voi perché non lo sapete, ma su Pokémon Stadium c'era un minigioco, il primo Pokémon Stadium, Lickitung che mangia il sushi. Mamma mia. È un barile. È una fogna. Anche se dovrebbe chiamarsi Lickitung, perché lingua, Licky, leccare, Lickitung. Invece dico Lickitung. In onore dei vecchi ricordi passati a giocare con lui, che non l'ho mai usato a dire il vero. L'ho fatto evolvere Lickilick e poi chi se ne è più fregato di lui. Io penso di dover fare una run su Pokémon Perla e Diamante con Pokémon che non uso mai e che non ho mai usato e che non mi verrebbe mai in mente di usare. Tipo Steelix. Steelix lo volevo usare nel competitivo, ma poi alla fine ho sempre rimandato. Perché non riuscivo a incastrarlo in nessun team. Cioè, oggi ci riuscirei a trovargli un team dove incastrarlo. Però una volta era difficile trovarlo. Oggi con tutti quanti i nuovi tipi che sono usciti, no? I nuovi tipi acciaio, i nuovi tipi terra, roccia. Allora è più semplice trovargli un incastro. Però prima era più difficile.
Si poteva fare, ma... Clefairy. No, Clefable. Perché Clefairy? Perché le ali mi hanno confuso. Vai. Ok. Vai. Mannaggia. Oh, che botta. Beh, sì, dai. Ci sta il livello. Incassa bene, eh. Incassa benissimo, incassa i colpi. Mamma. Ah, la Kazam. Cioè, gli ha danzato intorno e puffa, la Kazam è scomparso. Però anche qui le cose. Gli oggetti blu si trovano, strumenti blu. 70 Kabutops. Kabutops ha poco vigore, poca salute, ma l'attacco. A bestia proprio. Ok, ultimo livello della giornata. 12.009, il boss. Ce la farò? Dubito. Perché dubito delle mie capacità? So di potercela fare. Vai, di prepotenza proprio. Fino all'ultimo. Oppala. Vai. E mena. Grande. Ok, abbiamo Nidoking. O Nidoqueen. Fate la vostra bet. Nidoqueen o Nidoking. Io dico Nidoqueen. Perché le donne sono più fetenti dei maschi. Sono molto più fetenti, sì. Però se muovono uscite con Nidoran, maschio, io che devo fare? Mi fate fallire tutto quanto il progetto che avevo in mente. O forse peggio. Ci sono entrambi. E se sono entrambi sarà più difficile. Dai, ricaricati. Grande, proprio mentre attaccava il maledetto, eh. No, un attimo, andiamo indietro. Così si ricaricano i punti salute al massimo. E forse no. Perché ricaricarli al massimo se puoi ricaricarli solo di una punta? Mi deludete. Ok. Ma non attaccate sempre lo... Dai. Oh, quanto sei resistente. Quanto sei ignorante. È tosto, è di coccio proprio. No, ragazzi, bravi. Bravi ragazzi, arrivateci. L'ho detto che erano tutte e due, l'ho detto io. Io non volevo dirlo. Però ha attaccato. Ma quello esplode, cos'è? E stai calmino, stai. Primeape! Primeape! Ok, bravo. È sfuggito. Oh, dai, psicoraggio. No, no, fuggi. Fuggi da Foggia. Lo so che non è bello per i foggiani sentirselo dire, ma io non sono foggiano, quindi non so fino a quanto possa dare fastidio. Ok. È rimasta solo la regina. La regina sta per cadere. Ora. No, ora. Ok, ora è caduta. Difficile con entrambi, eh. Ah, bello. Hai trovato la statua Fuga Fuoco. Va bene. Complimenti, tutti gli alleati fino al livello 40 riceveranno più esplorando l'isola. Tutti quanti sopra 70 ce li ho ora. Una nuova statua. Statua Fuga Fuoco. La raffigura Rapidash, l'incarnazione del fuoco. Con la sua potenza si potrebbe controllare anche le fiamme più violente. Si può. Effettivamente. Più vicino c'è un'altra area da esplorare. Forza, andiamo! Manca poco! Manca poco, Pokébi. Però è difficile, devo allenarmi bene. Pietra durata, l'ho usata una volta per gli effetti della paralisi del tuono di Electabuzz, ma nulla di che, non mi dava grande soddisfazione. Io esigo soddisfazione, signore, quindi Pokémon Psico. Purtroppo gli evoluti non vengono. Un altro Abra. Più che altro. Aspetta però. Non mi ricordo se ho trovato Hypno o Hypno, che dir si voglia. Però, se mi comparisse un Drowsy, potrei togliermi il dubbio facendolo salire di livello ed evolvendolo. Che poi si evolva ad un livello piuttosto alto. Nulla, nulla.
Ok, però ora andiamo a potenziare di prepotenza Alakazam. Da 74 a 76 quasi evoluto, eh. Oh, ragazzi, quasi a 76, 3 livelli, eh. Attenzione. A questo serve. A questo servono i piccolini di Abra. Non ne ho altri. Ditto e Caterpie non mi servono perché Butterfree ce l'ho già. Andiamo allora a 77. Oh, potrei anche, sapete cosa? Allenare Kabuto e farlo salire di livello velocemente trovando Pokémon roccia. La cosa bella è che cucinando piatti con l'arcobaleno, con l'ingrediente arcobaleno, si trovano i fossili, però a me un pochino pesa. Quindi facciamo così. Roccia, ingredienti duri in abbondanza e alcuni minerali. Così era. Proviamo, facciamo due piatti così. Ci vogliono tre turni, quindi sì, probabilmente è così. Andiamo. Beh, questi li vedremo la prossima volta, perché ad ogni modo me li vedrò io più che altro, perché devo allenarmi un bel po' per la prossima, per la prossima isola, per il prossimo, per la prossima zona, visto che comunque sia si parte da 8000 e rotti, quindi ci vuole almeno 15000 di livello di squadra. Ma andiamo a vedere il bonus che ci vuole e poi concludiamo il video. Allora, abbiamo fatto 8600 grotta barlumi bonus di tipo psico. E se mi portassi due Alakazam? No, no, la squadra è questa e non si cambia. Ero fomentato l'idea di usare Charizard all'inizio, ma poi ho visto che era debole e non riuscivo a potenziarlo, quindi oh, ci sono loro, dai. Loro sono i migliori. Quindi Cuccio, per questo video è tutto, io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo che in descrizione trovate sempre il link per Twitter e Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo come sempre dopo, ovvero pomeriggio, con un nuovo video. Bye bye.